Buonasera, Belase, i classici, le domande, la vita. La riflessione, maggio è un mese meraviglioso, la riflessione quindi che voglio proporre in questo mese che è appena iniziato è veramente tocca degli aspetti dell'amore. Ricordiamoci, avevamo dedicato il 2022 all'amore, che è il sale della vita, è la vita, è lavoro, ha delle caratteristiche che riescono a far capire meglio che cos'è l'amore. Andando quindi, vediamo un attimino, se no è troppo aleatorio, è troppo vasto, è troppo infinito l'amore. Abbiamo detto che è la vita, è il respiro, è l'essenza. E quindi per introdurre questi qualità dell'amore che ci aiutano meglio a viverlo, perché poi alla fine bisogna poi viverlo andando piano Belase, volevo usare e proporre un'immagine dell'amore, rappresentare l'amore come un fiore. Il fiore composto, c'è il gambo, ci sono le foglie, ci sono i petali, c'è la corolla, ci sono, e ogni petalo di questo fiore amore rappresenta una virtù. Ecco, oggi volevo introdurre queste qualità dell'amore, che sono le virtù, che troviamo nei classici dipinti, descritti in tutte le salse, in tutte le sfumature, e rende più comprensibile la totalità che è l'amore, ponendo in evidenza un petalo alla volta. E quindi le virtù rappresentano delle parti dell'amore, non lo sostituiscono. Quindi uno può fare anche una gerarchia, una tassonomia delle virtù. Io non seguirò la tassonomia cristiana, no? Le virtù cardinali, lo dice la parola stessa, no? Senza i cardini la porta non sta su. Ma prendendo spunto dai classici e dalla naturalmente riflessione teologica, filosofica che hanno fatto tutti, metterò in evidenza alcuni aspetti, alcune virtù che secondo me sono le più importanti, proprio per invitare tutti a quell'andare piano, a riflettere, perché diversamente non si vive, si corre, si rotola, non si può assaporare quello che è l'amore. Se l'immagine del fiore riesce a prendervi, a colpirvi, allora sarà più facile, come dire, analizzare petalo per petalo. Se qualcuno ha una mentalità scientifica, c'è anche l'immagine altrettanto bella e incisiva, che è quella della linea dell'infinito, la retta. Io ho ben presente l'orizzonte e lo vedo, ma non posso contemporaneamente possederlo tutto. Mi devo soffermare su alcuni punti. Ecco, l'amore è l'infinito, la linea dell'orizzonte. Le virtù che andremo piano piano a vedere petalo per petalo sono i punti su cui fisseremo pochi minuti di riflessione. Perché maggio è fondamentale? Perché è importante in questo maggio andare a vedere? Perché parte dell'amore lo vediamo adesso. Basta osservare nell'arco di pochi giorni come è cambiato il paesaggio, noi anche nelle nostre montagne bellissime, la natura esplode, i fiori ci rallegrano, ecco le virtù, i fiori, il vento, l'aria. Tutte queste caratteristiche le possiamo assaporare e gustare, vivere meglio se andiamo piano. Io è questo che vorrei proprio, partendo dai classici, che loro lo osservavano, avevano tempo, non correvano come corriamo noi oggi. Ecco il perché il Belase. Andare piano, 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 sempre più piano, assaporare, osservare quello che è la natura e poter cogliere l'essenza, se dopo si riesce, arrivare anche all'astratto, al nettare dell'essenza
dall'amore. Velase, i classici, le domande, la vita.